però senza alcun suo imprimatur. Gaswein l'ha scritto senza consultarlo. Basti considerare il libro che Odi Freddi ha fatto in collaborazione col Papa. La prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi a questo libro dice: nell'arco di 9 anni, dal 2013 a oggi, 2022, il Papa Emerito Benedetto XVI e Pier Giorgio Odi Freddi, matematico ateo, si sono incontrati più volte di persona e hanno intrattenuto un'intensa e profonda corrispondenza epistolare. Infatti, Benedetto XVI è stato in grado di sopportare fisicamente 5 incontri con Odi Freddi, dal dicembre 2013 al dicembre 2018. Dicembre 2018. E anche 28 lettere ricevute e 17 lettere di risposta inviate, di cui l'ultima è del 12 novembre 2021, nella quale è importante, per impossibilità fisica, di concentrazione e di tempo, delegava ogni propria decisione sulla sua collaborazione al libro di Odi Freddi a cardinal Gianfranco Ravasi. Dunque, da questa collaborazione con Odi Freddi si può ricavare che se Benedetto XVI avesse voluto scrivere un libro di verità, anche con l'aiuto di Gaswein, aveva forze fisiche sufficienti certamente fino a dicembre 2018 e si può supporre che aveva sufficienti forze intellettuali fino a tutto il 2019, se non oltre. E a quel tempo le due interpretazioni sulla Declaratio circolavano già ampiamente. Per esempio il documentario Il messaggio nella bottiglia con Fra Alexis Bugnolo o il caso Domino Nutella, iniziato nel 2016 con varie pubblicazioni e scoppiato nel novembre 2018 con la scomunica.